Cari gentili lettori, ieri sera un sorprendente annuncio è giunto alla velocità del fulmine. Madre. Sono felicissima per voi, è meraviglioso. Colin Bridgerton si è dichiarato alla signorina Penelope Featherington. Chi ha bisogno di aria sana quando si può godere di un sano pettegolezzo? Voglio ogni occhio dell'alta società puntato sulle nostre nozze imminenti. Io ti ho sempre amato, Colin. Non c'è niente che mi renda più felice che stare con te. Lui sa che sei la Whistledown. E Louis, non dirglielo, per favore. Prima o poi verrà a saperlo. Congratulazioni. Ammetterai che è tutto un po' affrettato. La conosco da moltissimo tempo. È stato tutto piuttosto... rapido. Ah, rapido perché avete... Vuoi duellare con tuo fratello? O... All'evento della stagione! Alla reciproca scoperta e conoscenza completa. Bene, va tutto bene. E questo inchiostro? Scrivevi? Sì, lettere. Finché non conoscerà la verità su di te, non potrà mai amarti. Puoi non capire le mie ragioni, ma il Whistledown è potere. Se per te è una prova così ardua dire la verità, sono disposta ad assumermi personalmente quest'onere. Un uomo non può svelare i suoi segreti. Colin, so badare a me stessa. Allora, a che ti servo io? Le stagioni del nostro gaio mercato matrimoniale seguono schemi prevedibili. Questa autrice, tuttavia, predilige quelle con sorpresa. Il tuo dovere è soddisfare interamente tuo marito. Sì, ma i miei sogni. Le donne non hanno sogni, hanno mariti. Per quanto io spettegoli, non so tollerare le menzogne.